È partito stamattina da Santa Maria degli Angeli il programma della 2 giorni di celebrazioni religiose in preparazione della solennità di San Francesco, patrono d'Italia, di domani. Qui Francesco ha compiuto il suo transito dal tempo all'eternità, qui il santo d'Assisi la sera del 3 ottobre 1226 accolse Sorella Morte. E qui nella Basilica Papale sono già tanti i pellegrini arrivati dalla Sicilia, la regione che domani donerà l'olio sulla tomba di San Francesco. Essere oggi qui dalla Sicilia significa affermare i valori della pace. La pace che ha bisogno il mondo è la pace che chiedeva Francesco per tutti. Pace fra gli uomini, pace fra gli uomini e la natura. A presiedere la solenne concelebrazione eucaristica nel transito di San Francesco, padre Francesco Piloni, ministro provinciale dei frati minori di Umbria e Sardegna, insieme al vescovo di Acireale, presidente della Conferenza Episcopale Siciliana. E questo pellegrinaggio alla figura di Francesco vale per la pace, per la fraternità e per l'apertura del cuore a chi veramente grida aiuto e vuole speranza. Consegnata la rosa d'argento alla religiosa trapanese Alfonsa Fileti, frate Jacopa 2024, per il suo impegno soprattutto verso le donne vittime di violenza. Cosa vuol dire ricevere questo riconoscimento qui ad Assisi? Per me nulla, ma per quello che è l'opera, ecco, ringraziamo e lodiamo il Signore perché questo riconoscimento, ecco, possa servire a tanti altri. E incoraggiare tanti cristiani a fare quello che ogni cristiano dovrebbe fare. Una lunga giornata che si concluderà stasera con la veglia con i giovani delle diocesi di Sicilia.